ricordo ne sono tantissimi. È un fratello per noi. Un ragazzo amico e fratello per tutti. La bara bianca con la tamorra e la maglia della sua paranza al centro della navata. Lo strazio e il dolore della famiglia, degli amici che ancora non si rassegnano alla perdita di Andrea, morto domenica sera in un tragico incidente. Ricordo che lui è un ragazzo umile, bravo, sapeva stare dappertutto, anche su altre paranze. Un ragazzo sempre presente in tutto, sia nel bene, sia nel male, in tutto, 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 tutto. I bicchieri d'acqua sui banchi per la madre di Andrea che non riesce a darsi pace. Sono queste le immagini dei funerali del giovane giulianese che si sono tenuti oggi nel santuario dell'Annunziata, officiati da Don Francesco Riccio. Io quando sono arrivato a casa di Andrea, ho entrato Tina, proprio il primo pensiero che mi ha attraversato, che mi ha lasciato proprio una frase. Ho detto quanto l'amore si pesa con il dolore. Applausi scroscianti all'uscita della bara. Gli amici e compagni della sua paranza dittatore e delle altre hanno indossato una maglia col volto di Andrea che è andato via, salutato da uno striscione a lui dedicato e tanti palloncini volati in cielo.